Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio fare questo video sulle mie esperienze paranormali. Non ho mai fatto un video del genere prima, quindi spero davvero vi piacerà. Però è stato molto richiesto, perché ogni qualvolta vi accennavo delle mie esperienze paranormali presenti o passate, mi chiedevate sempre in tantissimi di fare questo video, quindi voglio provarci oggi. Quello che vi posso garantire è che quello che vi racconto sono cose che mi sono successe davvero, non sono cose che mi sto inventando in questo momento, ok? Per quanto magari possano sembrare strane, ovviamente sembrano strane perché si parla di esperienze, insomma, fuori dalla quotidianità, fuori dalla normalità, se vogliamo chiamarla così, anche se io sono convinta che prima o poi la scienza spiegherà anche i fenomeni paranormali e quando questo succederà non saranno più paranormali, ok? Quindi spero si sia capito quello che voglio dire. Comunque sono la prima a guardare sempre video di questo genere, eccetera, quindi sono contenta di filmare oggi questo video. Allora, cercherò di andare in ordine cronologico, non sono esperienze pazzesche, però ragazzi sono vere. Allora, la prima volta, e me la ricordo chiarissima come se fosse oggi, mi ricordo anche come erano posizionati i mobili nella mia cameretta all'epoca. Avevo questa specie di, non era un letto castello, ma c'erano due letti, uno sopra con dei gradini, poi l'altro stava, poi qui c'era l'armadio, poi sotto avevo il divano. No, avevo ancora la camera? No, avevo ancora la prima camera e avevo 10 anni, questa me la ricordo, mi ricordo che avevo 10 anni perché ho sempre avuto paura di dormire da sola. È una cosa che ho sempre avuto paura del buio ed ho sempre, sempre, sempre avuto paura di dormire da sola, da quando sono nata fino adesso praticamente. Però quella sera mi ero fatta coraggio, mi ricordo era estate, mi sono messa a dormire da sola nella mia camera. E mi ricordo che appena, cioè in quella fase di dormiveglia, in cui poi le cose tendono a succedere molto, cioè questa fase del dormiveglia che è una fase magica, se leggete tante esperienze eccetera sapete che molte cose accadono in quel piccolo periodo di tempo che sta tra la veglia e il sonno. E quel giorno mi ricordo molto molto chiaramente una voce maschile che mi diceva in dialetto triestino: Nicole, posso dirti una cosa? E io la cosa che più mi fa rabbrividire, che più mi fa paura, è che io mi ricordo di aver risposto no, ho sonno. E mi ricordo ancora adesso, e non mi sono resa conto al momento di quello che stava succedendo, perché per me sentire questa voce, non lo so, nella mia testa di 10 anni, era una cosa normale, ma era una voce maschile, io abitavo da sola con mia mamma. Ma la cosa strana è che questa voce non stava arrivando da nessuna parte, cioè non arrivava né dal lato sinistro. Io avevo gli occhi chiusi, tra l'altro. Io avevo gli occhi chiusi, ma comunque era buio. Ma la cosa strana è che la voce non arrivava da una parte della stanza, cioè l'ho sentita come se fosse dentro al mio orecchio. È stranissimo da spiegare. E mi ha detto appunto: Nicole, in triestino, posso dirti una roba? Posso dirti una cosa? E io ho detto no, perché ero sinceramente stanca, volevo dormire. E poi la mattina dopo, quando ho ripensato a quanto è successo, mi sono detto: oh mio Dio, con chi ho parlato, oh mio Dio, a chi ho risposto, oh mio Dio, che cos'era. Molto strano anche il fatto che io me la ricordi così vivida questa cosa dopo così tanti anni, perché ragazzi, avevo 10 anni, me la ricordo perfettamente, mi ricordo da che parte dormivo verso con il viso rivolto verso la finestra. Mi ricordo perfettamente anche la voce, il timbro vocale, che era però una voce gentile, una domanda onesta che si può fare ad un amico: posso dirti una cosa? Ecco, il tono era quello, io mi ricordo di aver detto di no e poi è finita lì, poi mi sono addormentata e mamma mia, ripensandoci, so quello che è successo, ma non mi sembrava così assurdo. Invece adesso, raccontandola, questa cosa mi sembra veramente, veramente assurda, strana, però non lo so, mamma mia, veramente, dirle ad alta voce queste cose ti fanno un po' impressione. Non so se capita anche a voi, se vi è successo qualcosa, magari quando lo esternate
si ingigantisce un po'. Poi, altra cosa che è successa, molto 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 strana, e devo aver avuto più o meno la stessa età. E mi ricordo che c'era una mia amica, nonché vicina di casa, che quella notte si era fermata a dormire da me. Accadeva molto spesso, specialmente in estate, quindi insomma ero molto contenta, eccetera. E avrò avuto o sempre 10 anni appunto, o forse un anno dopo 11, ma non di più. E mi ricordo che con questa mia amica siamo andate a dormire abbastanza presto, abbiamo chiacchierato e poi siamo crollate. E nessuno di noi due era stato in bagno quella notte, non che avesse importanza al momento, ok, però la mattina dopo mi ama e mi dice, ma perché lei, la sua camera stava vicino al bagno, io invece la camera stava dall'altra parte, e lei mi dice, ma perché andavate in bagno ogni 5 minuti stanotte, cioè che cosa facevate costantemente in bagno, cioè avete fatto un casino assurdo. Io così e penso, veramente nessuno di noi due si è alzata per andare in bagno, e se la mia amica si fosse alzata l'avrei sentita, fidatemi, specialmente se si fosse alzata 55.000 volte, perché ho il sonno molto leggero, quindi so perfettamente, sapevo perfettamente che non si era alzato nessuno. E mia mamma mi fa, no, veramente, cioè, anzi mi ricordo che era quasi un po' arrabbiata, perché mi diceva, senti, cioè, inutile che mi dici no, vi ho sentite, avete fatto casino, mi avete svegliato, e non capisco quante volte dovete andare in bagno voi la notte. E anche perché poi mi sa che la mattina dopo lei lavorava, e io tipo, allibita, e penso di averglielo detto, mamma ti giuro che non, cioè, non siamo state noi, però non credo mi abbia creduto, però mamma te lo dico, era vero, non ci siamo mai alzate quella notte, né io né la mia amica, e non riesco ancora oggi, mi chiedo che cosa fosse che lei ha sentito, tra l'altro adesso sento rumori qui in camera, mamma mia, me la sto facendo sotto, comunque, è per questo che non volevo filmare questo video, continuavo a rimandare, e in quel momento lei non... Ovviamente non si sarà spaventata, ma io che sapevo che non eravamo noi ad andare in bagno tutta la notte, invece mi sono spaventata alquanto. Se devo andare in ordine cronologico, invece devo andare ancora più indietro, perché quando la mia bisnonna è venuta a mancare, io ero molto piccola, avrò avuto, non lo so, 6 anni, una roba del genere, 5? 5-6 anni, una roba del genere. Io mi ricordo che lei già non c'era più, e io ero con mia mamma nel proprio vicino a casa sua, della mia bisnonna, stavo con mia mamma, mia zia, non so se c'era anche mia cugina, comunque con mia mamma e mia zia, e ad un certo punto io vedo la mia bisnonna camminare verso di noi, e era anche, aveva il suo solito vestito che aveva di solito tipo un blu scuro, non scurissimo, e era estate, e io me la ricordo che camminava verso di noi, e io la guardavo e pensavo, ma è lei? E nonna Bis, perché io la chiamavo nonna Bis, nonna Bis, nonna Bis, e dicevo, è nonna Bis, e poi mi sa che dopo che era già passata, non so perché, ma dopo ho detto, mamma, guarda che è appena passata nonna Bis, e lei ovviamente, cioè, nonna, ovviamente, non so, non mi è creduto, ma non penso nemmeno mi stesse ascoltando seriamente, però vi giuro che io dopo tipo 30 anni posso dirvi che era lei, cioè almeno io ce l'ho impresso quel momento nella mia mente, ragazzi, ve lo giuro, era lei, cioè o era la sua sosia, ma cioè era lei, io non capivo, mia mamma non mi credeva. E non so se l'ho detto a mia zia in quel momento, ma mi ricordo di non averlo detto subito, non l'ho detto subito perché per me era quasi normale vederla, non era niente di strano, non avevo ben capito all'epoca che cosa volesse dire quando mi dicevano nonna Bis non c'è più, cioè io magari non capivo esattamente a 5 anni che cosa volessero dirmi, e per me era normale vederla, devo aver sentito dopo qualcosa a riguardo, tipo... Evidentemente mia mamma e mia nonna parlavano di lei, e io devo aver detto no, veramente, cioè era qua, e tipo, e mia mamma, Nicole no, e io sì, era qua, Nicole no, ok. E quindi penso che il discorso sia finito là, però è stato un flash assurdo, e calcolate che io, cioè, da quando avevo 5 anni, 6 al massimo, ancora me la ricordo sta roba come se fosse ieri. Altra strana esperienza, che per me è paranormale, anche se... è strano da dire. Allora, il gattino siamese di mia mamma Ramsey, appena preso, ok? Era veramente un batuffolo piccolo, piccolo, piccolo. La mamma non lo allattava più e aveva 2 mesi. Quindi, calcolate, era veramente, veramente, cioè, un amerottolo minuscolo. E l'ho portato a casa, e penso la prima o la seconda notte,
L'ho messo nella sua cuccia, che era tipo, non lo so, tipo una cuccia così, calcolate, ma lui era minuscolo nel mezzo della cuccia, e la cuccia, mi ricordo, non l'ho appoggiata di giorno, stava a terra, e mentre di notte l'ho messa in alto sul divano, perché volevo che stesse uno più in alto, perché ai gatti piace stare più in alto, due che si sentisse più al sicuro, perché appunto sul divano soprattutto, e poi perché pensavo fosse anche più comodo, eccetera eccetera, magari gli spifferi anche di notte, boh. E mi ricordo che all'epoca stavo col mio ex, cioè ero a casa mia col mio ex ragazzo, e sono andata in bagno. No, ho posizionato Ramsey sulla cuccia, sul divano, come vi dicevo, e lui stava proprio al centro della cuccia, piccolo piccolo, e dormiva. Avete presente quando i gattini dormono, ma dormono, cioè, dormono, quindi non li svegli facilmente? Ok, lui dormiva. Entro in camera mia, intanto Ramsey l'ho lasciato in soggiorno, entro in camera mia e mi ricordo che ho detto al mio ex, vado a fare la pipì. Io vado a fare, esco per andare a fare la pipì, quindi calcolate, il divano era proprio... Esci da camera mia, c'è il divano, ok? Quindi io esco, dopo 30 secondi che l'avevo sistemato sul divano, mia mamma stava già dormendo dall'altra parte della casa, esco, guardo alla mia sinistra dove doveva esserci la cuccia con Ramsey, non c'è. Comincio a cercare la cuccia, stava tipo a 2 metri più in là, oltre il tavolo, a terra, con Ramsey ancora che dormiva all'interno della cuccia. E io allora, e poi mi ricordo che sono ritornata in camera, ho detto a mia ex, scusa, ma perché? No, io ero andata a fare la pipì, e poi sono tornata indietro. Esatto, sì, così era. Ho messo Ramsey sul divano, sono andata a fare la pipì, sono ritornata. Mio Dio, sento rumori strani, ok. E ritorno e dico al mio ex, scusa, ma perché hai spostato il gatto? Cioè, perché non l'hai lasciato lì, l'avevo messo sul divano? E lui mi fa, no, veramente non sono uscito da qua. Cioè, come non sei uscito da qua? Mi fa, no, cioè, ti giuro, non sono uscito dalla stanza, stavo al computer. E io, oh mio Dio, esco e vedo di nuovo che effettivamente il gatto non c'era più sul divano, ma stava dall'altra parte del soggiorno. La cosa strana, io posso capire che lui magari giocando gli fosse caduta la cuccia, come fa però a portarla perfettamente dall'altra parte del soggiorno? Cioè, la cuccia rotola, come ha fatto? E poi, visto che lui quando l'ho messo là stava dormendo e quando l'ho ritrovato dall'altra parte della stanza stava ancora dormendo, come ha fatto a svegliarsi tipo in un minuto, 30 secondi, a svegliarsi? Piccolo così, spostare una cuccia così grande dall'altra parte del soggiorno e poi riaddormentarsi tutto in 30 secondi. Io non so perché, ma ho pensato che se qualche forza maggiore l'avesse spostato da sopra il divano all'altra parte del soggiorno per terra, un perché ci sarà, e quindi io l'ho lasciato lì poi quella notte. Strana, strana, strana questa cosa. Tra l'altro mi ricordo che il mio ex poi doveva andare anche lui in bagno, non ci è andato per la paura, perché... Cioè, sta cosa era veramente, veramente strana. L'ha vista anche lui, è uscito dalla stanza e mi fa, oh mio Dio. Non lo so, non lo so. Questa cosa ancora mi lascia perplessa, molto perplessa. Non so cosa pensare, non capisco il senso. So che è impossibile che un gattino sposti una cuccia così grande e che si riaddormenti. Tra l'altro, nella stessa posizione, ragazzi, non mi spiego ancora questa cosa, ma secondo me qualcosa di paranormale c'è, perché no, cioè, non può essere, non... Boh, non lo so, aiutatemi a capire voi se ci può essere una spiegazione su questo, però per me, cioè, per me io non la trovo. Poi, una cosa super 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 spaventosa che mi è successa, penso, tipo ai tempi delle medie, una roba del genere. Comunque già dormivo in camera mia, questo è stato dai 10 anni in poi, in realtà, 9 anni in poi. Mi ricordo, all'epoca avevamo già cambiato i mobili e quindi io in camera avevo la combinazione che vi dicevo prima, un divano sotto, poi un armadio, i gradini e poi un altro letto, sotto c'era il divano, sopra c'era il letto, e di fronte a me in basso, vicino all'entrata della stanza, c'era uno specchio abbastanza grande, e io mi ricordo di essermi... Io, allora, questo devo essere onesta, può essere stato un sogno, ma era un sogno molto realistico, tant'è che io dopo tipo 20 anni me lo ricordo perfettamente, ok? E era molto strano come sogno, perché io mi ricordo di essermi svegliata,
e la mia stanza era uguale, cioè nel sogno era la mia stanza, era la mia stanza, e quello che io vedevo con gli occhi aperti da dove dormivo era quello che dovevo vedere con gli occhi aperti. E guardo verso lo specchio e ci vedo due persone davanti, due adulti, perché io all'epoca ero piccola, mi sa due uomini se non sbaglio, completamente bruciati, completamente, come se avessero, cioè come se fossero stati uccisi in un incendio, perché erano completamente sfigurati e bruciati, e si guardavano allo specchio e uno di loro dice: guarda come cosa ci è successo, guarda cosa ci è successo, guarda come siamo finiti. Mamma mia, mi stanno venendo i brividi, ragazzi, a dirla. E basta, e questo è tutto quello. O poi mi sono svegliata, oppure è stata una cosa che è durata talmente poco che boom, basta, dopodiché il nulla. Poi forse era in quel periodo, in quei momenti di dormiveglia, perché non mi sono ben resa conto, ma la mattina dopo mi sono resa conto e me la sono fatta sotto. Un'altra esperienza che anche qui io definisco paranormale, ma non necessariamente, è che ho letto talmente tanto di questa cosa e ho letto che è successo a tante tante persone. Allora, stavo in camera mia e c'era anche mia mamma, mi sa, se non sbaglio, non sono sicura, dovrei chiedere. Comunque, stavo in camera mia, sento arrivare dalla cucina che stava, cioè oltre il soggiorno c'era la cucina, un rumore, ragazzi, come se fosse crollato tutto un armadio con tutte le stoviglie, un rumore pazzesco. Io mi ricordo, stavo in camera e ho detto: oh mio Dio, che cosa è successo? Esco, vado a vedere. Niente, la cucina perfetta, non era successo assolutamente nulla, ragazzi, ma il rumore, cioè è come se nella stanza accanto qui cominciassero a cadere giù quadri, piatti, a spaccarsi tutto, non potete distinguerlo con altri rumori, era il rumore di tutti i piatti e la roba in cucina che si stava sfarcasciando. Ma quando sono uscita ed ho visto che nulla era fuori posto, non ho saputo veramente spiegarmi, non ho capito. E potrebbe anche non essere una cosa paranormale, sinceramente, ma ho letto di questo fatto, di rumori assordanti che però non corrispondevano poi alla realtà, ad un fatto che stava accadendo in quel momento davvero. E anche qui non so darmi una risposta, però ho letto di queste cose su internet, anche se non ho ben capito se c'è un significato oppure no, comunque. E poi arriviamo a quello che mi succede in questa casa, in realtà, perché sono successe diverse cose, non mi ripeterò nei vlog, lo sapete, comunque sto per andare via, sto per traslocare, quindi non ci saranno altri sviluppi, mi auguro. E il fatto delle porte che tremano, non riesco a spiegarmelo. Ma ultimamente è iniziata anche un'altra cosa, a parte il fatto delle tovaglie che si sono spostate da sole, e questo anche ve l'avevo raccontato all'epoca quando era successo, ma è capitato due volte che io sentissi gli armadietti della cucina sbattere, e l'ultima volta che è successo era oggi, cioè tipo un paio d'ore prima che io iniziassi a filmare l'altro video, perché questo è il secondo che filmo, e quindi, cioè, io posso capire che, allora, Denver era accanto a me, Gattastellina stava in altre parti della casa, però il rumore inconfondibile di uno degli armadietti della cucina che sbatte, che si chiude, cioè non so come sia possibile, capito? Ed è la seconda volta che mi succede, quindi non lo so, però sono contenta di andare via da questa casa, sono contenta. Quindi questo è quanto, mia family, spero vi sia piaciuto questo video, è stato veramente assurdo per me filmarlo, e il bello che io adesso sono da sola a casa, è letteralmente manca un quarto a mezzanotte e io adesso vado a nanna, quindi top, mica è buona idea metterti a filmare questo video, veramente molto furba, gatto Denver! Lui mi protegge, Gatto Denver, dovete sapere. Quindi spero vi sia piaciuto questo video, è un po' emozionante perché io di solito li guardo i video sui fantasmi, ma non li filmo, quindi è strano, spero vi piaccia. Raccontatemi, mi raccomando, perché io sono super patita di queste cose, scrivetemi nei commenti le vostre esperienze paranormali, il vostro, di qualcuno che conoscete, perché io mi diverto troppo a leggere, quindi fatemi sapere tutto, che sono curiosa. Vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao ragazzi, vi voglio bene, vi abbraccio forte. Ciao.